Si realizza. Quando abbiamo pensato di fare questa cosa sembrava che fosse irrealizzabile, invece ci siamo riusciti. Speriamo che siano 3 giorni di grande cultura, di grande formazione, di grande crescita, di grande confronto e di grande gioia e divertimento. Noi dobbiamo tenere sempre conto che i nostri fattori strategici sono la cultura e la formazione, quindi da questo partire. Poi ovviamente sulla base dei cambiamenti che avverranno l'Associazione Italiana Sommelier deve essere sempre pronta e stare al passo. Quindi noi ce la metteremo tutta, tutti quanti insieme, e forza, forza Ice, forza il mondo del vino. Sarà importante fare lo sforzo di capire che comunicare è fondamentale e iniziare a condividere un lavoro che è fondamentale per quello che facciamo tutti i giorni. Quindi sentirsi parte di un progetto di comunicazione, non semplicemente, figure che subiscono un processo. Noi abbiamo grande bisogno, come di sentirci protagonisti della comunicazione di ICE, e questo vale dalle figure apicali fino all'ultimo dei nostri alfieri nella più lontana delle delegazioni. È ovvio che ognuno di noi si porta nel cuore le esperienze che ha fatto sul proprio territorio, ma il bello è anche condividere il lavoro che si è fatto con esperienze altrettanto importanti. Credo di poter dire, senza paura di essere smentito, che il panorama nazionale ci offre da questo punto di vista una fila di contributi infiniti, ma il bello è questo, quello che conta, ed è l'obiettivo di questo lavoro, di metterle a sistema, di renderle condivisibili. L'Associazione Italiana Sommelier discute di se stessa e del proprio futuro, dei suoi progetti, delle sue idee in questa 3 giorni di Stati Generali a Perugia. Quando si dice ICE si dice però anche associazione, ma bisogna avere rapporti con i vicini, con le istituzioni. Per il resto ci pensa Angelica Mositti, che è responsabile dell'area istituzionale. È un'area che sta avendo inizio adesso, perché l'ICE ha avuto sempre in qualche modo dei contatti, ma instaurare dei rapporti seri, cioè presentare anche progetti. E l'associazione ha non solo le risorse, ma anche tante figure che possono fare questo e lavorare per ampliare quelli che sono i rapporti, intensificarli. Io sto avendo anche dei rapporti con le università, e alle quali si possono presentare progetti, ma non solo, ci hanno chiesto di far parte di progetti. Abbiamo contatti con il Ministero degli Esteri, che sono iniziati da poco, e loro sono entusiasti, perché non solo si condivide la passione, perché con la persona con la quale mi relaziono, ma c'è la possibilità di portare l'associazione in tutto il mondo. Idee, proposte, programmi, ci si incontra, ci si conosce e si ragiona insieme. Per l'ICE che verrà, questi gli Stati Generali dell'Associazione Italiana Sommelier a Perugia. Noi vogliamo, attraverso gli eventi, rafforzare il messaggio comune di quello che è ICE, ma nello stesso tempo evidenziando ma valorizzandole tutte quelle che sono queste anime territoriali. Questi sono i vari approcci con cui noi ci accingiamo a organizzare e a programmare i prossimi eventi, tant'è vero che molti eventi verranno realizzati nei diversi territori. Io penso che uno dei compiti del nuovo sommelier, perché c'è un'evoluzione nella figura del sommelier, sia proprio quello di divulgare anche certi contenuti scientifici che attengono al mondo dell'enogastronomia. È chiaro che è un compito che rende più incisiva, più credibile la comunicazione del sommelier quando parla di vino, quando parla di olio, di birra, e attinge a delle fonti scientifiche, ma poi riesce a parlare un linguaggio comprensibile da tutti. Allora, intanto diciamolo, 24-26 novembre 2023, Genova.
temi di interesse ovviamente nazionale, se non anche extranazionali, ma che partono da Genova, perché come ben sapete la Liguria è una di quelle regioni che per prima soffre delle situazioni anche calamitose che sono derivate anche da tutto quello che succede attorno al cambiamento climatico. Andremo a comprendere quali sono i risvolti, andremo a vedere tanti angoli nascosti, parleremo di bellezza, di arte. Si ritorna in una città bellissima, dalla storia importantissima, e noi cercheremo, il nostro compito è quello di riuscire a farlo percepire in un lasso di tempo così ristretto, ma stiamo lavorando credo in modo molto proficuo e confido si possa addivenire ad una convention che lascerà tutti soddisfatti. Sempre tutto quello a cui ruota il vivere quotidiano di ICE, il lavoro delle delegazioni, e siamo davvero innanzitutto contenti della novità di essere in tre a condividere una responsabilità così importante. Devo dire che siamo tre specificità differenti che riescono a dare un contributo davvero un po' più profondo e attento rispetto alle competenze che ognuno di noi ha, e quindi a cercare di essere più completi. Nel solco della continuità, diciamo che l'ICE, come ha già detto Cristiano, pone le basi proprio su una didattica da sempre seria, comunque molto di prestigio. Continuare in quest'ottica di, diciamo, di continuità è certamente l'obiettivo principale, un miglioramento continuo, un adeguamento anche a quelle che sono le suggestioni che ci arrivano da diversi ambiti del mondo del vino, del mondo della comunicazione, del mondo anche della migliorare proprio la preparazione di chi deve sul territorio comunicare il vino e insegnare a comunicare il vino. Quindi questo è un po' è sempre stato l'obiettivo dell'ICE.